Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Catanzaro, ancora 56 mandati di custodia cautelare emessi dalla DDA di Catanzaro, eseguiti nell'ambito dell'operazione Petrol Mafia S.p.A. Nella mattinata odierna si è provveduto a dare esecuzione ad altri 56 mandati, emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, dottoressa Valeria Isabella Valenzi, dietro richiesta del Procuratore della Repubblica, dottor Nicola Gratteri e dei sostituti procuratori, dottor Andrea Mancuso, dottoressa Anna Maria Frustaci e dottor Antonio De Bernardo. L'operazione segue quella svolta lo scorso 8 aprile, nell'ambito di un'azione investigativa congiunta fra le DDA di Roma, Catanzaro, Napoli e Reggio Calabria, denominata Petrol Mafia S.p.A., che aveva già portato a 15 fermi. Ascoltiamo alcune intercettazioni. Allora, ci sono dei signori che hanno la necessità, portano la salute agricola, non è la salute per tutti gli effetti. Allora, ieri, ma giusto un discorso di una solidarietà, la salute trazione a tutti gli effetti, 10 PM. Nessuno vuole rimanere secondo, colonnello vuole fare generale vuole fare vedere. Però abbiamo fatto la scelta che di una scala, quindi dobbiamo sapere che ognuno ha il proprio gradino. Capito? Loro guadagnano 12.000 euro. Sì, dice, non guadagna niente. Infatti io l'altra scuola sera mi ho scritto, erano 11 di Sergio. Cioè se pensi che 15.000 euro. Cioè, credi che conviene vendere il gasolio sta droga? Sì, no. Cioè, sì, c'è meglio a questo, rischi di più vendere il gasolio nero che vendere il bravo! Cioè, adesso sì. Anche piccolo particolare. Adesso sì. Così, cioè, hai dei guadagni che sono allucinanti. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.